Oso, ti accompagno se vuoi. Tanto è un peso morto, non mi serve a niente quella lì. Prendila, prendila, portala via. Mi ha rotto le palle. Oh mio Dio, che espressione dolorante. Ora Ashley non ha più l'espressione di ritegno nei miei confronti. Adesso mi guarda un pochino addolorata, diciamo così. Ehi hey, gente, questo è il video del benvenuto con la puntata su Resident Evil 4. Ritorniamo all'entrata del castello, ma proprio non è successo niente. Siamo entrati nel castello, siamo stati accolti dal nanerottolo malefico con i suoi due servi che sembrano molto cattivi, che avevano proprio quei dentini tipo Predator, se avete presente. Quegli uomini mi fanno paura. Ma questo braccialetto? Ah, sembrava più un braccialetto, non lo so, tipo maledetto. Invece no, ma è un braccialetto normale. Sembrava più che altro qualcosa per il controllo dell'infezione. Lacrima viola. Ben 2500 dollari, os. Allora, da quel che ricordo, siamo arrivati qui... Per entrare in quel corridoio lì che è stato subito ricoperto. Quindi dobbiamo trovare quelle placche. Quante saranno? Due, tre? Le placche da inserire dentro questa specie di affresco nel muro. E possibilmente sbloccare la porta, vero? Ho pochissima vita, quindi mi converrebbe farmi un drink energetico, tipo questo. Oppure aspettare la morte incombente. In ogni caso ce la farò. Allora, spacco tutti i barili perché magari... Oh, non ho spazio. Allora, in questo caso sono obbligato a farmi la bevanda energetica. Leon, perché mai dovrei dare la mia bevanda energetica ad Ashley? Muore già con una scorreggia in faccia. La porta è davvero robusta, una prigione forse? Mi serve una chiave? Può darsi? No, perché mi sarebbe comparso l'inventario, quindi credo che debba tirare una leva o qualcosa. Oh, si vedeva che era qualcosa di particolare, non pensavo ci fosse dell'oro dietro. No, più che altro perché il tappeto portava verso quel quadro, quindi direi di... Immaginavo. Oh, c'è qualcosa lì. Posso farlo cadere. Posso farlo cadere. Questo invece? Posso suonare la campana? Serve a qualcosa? No? Non me devo sparare tipo delle campane per aprire la porta, può darsi? No, non credo. Qui non si apre? Pensavo si aprisse, non so, armadietto. C'è un foglio di carta. Dammi qua. Cattura di lui Serra. Mi è stato confermato che Serra è entrata nel mio castello. Come mai è entrato indietro durante la fuga? È tornato indietro durante la fuga? Quali sono le sue intenzioni? Dobbiamo approfittare della situazione e catturarlo. Ci occuperemo dei due americani dopo che avremo catturato Serra. Deve aver preso alcuni vaccini quando ha rubato il nostro campione. Possiamo fare a meno dei vaccini, ma dobbiamo recuperare il campione. Ne va della nostra vita. Ah, allora non è il capo che parla. Ci deve essere lo zampino di un'altra persona o di un altro gruppo. Se il campione dovesse finire nelle mani di questo gruppo, il mondo che vogliamo creare non vedrà mai la luce. Dobbiamo catturare Serra al più presto. Quindi ce l'hanno con Luis perché a quanto pare hai dei vaccini. Ok? Ecco cosa gli è accaduto mentre scappava via. Hai capito? Ce lo voleva dare a noi. Come mai questa gentilezza da parte sua? Cosa gli abbiamo fatto? Anche questo dove interagire? Chiave! No! Chiave prigione. Perché mai era nascosta nel pipino di questo tipo? La chiave. Era nascosta nel suo pipino, era nascosta. Allora, andiamo di qua. Poi di qua. È strano, pensavo che avrei dovuto tirare una leva, invece effettivamente devo proprio utilizzare la chiave. Ah, se ho l'oggetto mi apre l'inventario. Ok, ok. Ho usato la chiave della prigione. Un brutto posto questo. Un bruttissimo... Ora, oddio, mi sono dimenticato di questi nemici, sono veramente... sono pazzeschi questi nemici. Allora, sono ciechi, hanno degli artigli stile Wolverine. E vedete, sono ciechi perché le hanno cucito gli occhi per qualche motivo. Sarebbero molto più forti se non ne avessero cucito gli occhi, li avessero solo fatti incazzare. Allora, dobbiamo sfondare la porta e tirare quella leva. Oh! Si è già arrabbiato. Ashley! No! Allora, sono sordi, però si muoveranno sempre nella nostra direzione. Se spariamo le campane, teoricamente dovrebbero andare di là. Ok? Le distruggono e noi dobbiamo sparare le cose che hanno sulla schiena per ucciderli. Quella specie di... Dai! Ok, ancora vivo. Ancora. Oh! Via. Dove l'ha inserito? Oh, l'ha inserito nel muro. Bravo scemo. Morto. Ah, più facile quanto immaginassi. Tutto qui. Vabbè, meglio. Meglio per me. 15.000! Per un nemico così debole 15.000! Ma grazie mille! Allora, dobbiamo tirare la leva, ovviamente. Ah, si spegne il fuoco. Ok, perfetto. Più facile quanto immaginassi. 15.000! Ma dammene di più di questi nemici, allora, se valgono così tanto. Per solo 5 colpi di cecchino. Ma ben vengano. Oh! Matalo. Cosa vuoi fare tu?
Quello è il capo. No, non l'ho, l'ho beccato, ma è ancora vivo. Suino. Dove scappi, bastardo? Fermo. Perché scappa? Dove sei nascosto? Beh, bello, belli, molto forti. Complimenti, davvero. Allora, forse dovrei equipaggiare la pistola per non sprecare troppe munizioni, perché sto cecchino è veramente forte. Oh, munizioni e pistola. È scappato il suino. No, no, non ho spazio. Oh, eccoti. Cosa vuoi? Sto stronzo. Dove è scappato? Era davanti a me. A posto? A posto? A posto? Ah, a posto. Ora direi che è tutto a posto. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Cioè, ha delle munizioni della mitraglietta e ha preferito non usarle. Ho preferito, non so, provare a grambarmi. Molto intelligente da parte tua. Abbina questo. Tanto per forza devo abbinarlo a quello. Non credo che possa combinare due erbe verdi con una gialla. O forse sì. Intanto sì, è vero. Dovrei abbinare un'erba gialla con l'erba. Me ne ero dimenticato di averla. Posso abbinare un'erba verde, due erbe verdi con... no. Solo un'erba rossa. Ok. Nessun problema. Oh oh. Oh oh. Però ho la soluzione adatta per voi, ragazzi. Buon appetito, a chi è sta? A chi è sta tua sorella? Così imparate a starvene tutti insieme. Ancora vivo qualcosa? Oddio, lo sento a sinistra. Oh, ma no, donna mia, mi ha fatto venire un infarto. Sei pazzo. Ma ti sembra il caso? Il rosso è morto? Perché sembrava un nemico abbastanza importante. È ancora vivo. Dove cazzo vai? Gli è spuntato un tentacolo. Sento qualcuno dietro. Via, 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 via. Ashley, Ashley, corri, 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 corri. Oh, sì, fai bene a guardare indietro. Dov'è la testa? Ok. Chi altro? Mi piace questo nuovo mouse. Ah! Come non detto. Come non detto, me la mando da solo. Dammi un secondo, buon uomo. Mi dia un secondo. Ti piace? Perfetto. Sono contento che ti piace. Allora, dammi qua. 1300. 1300. Cochiello, cochiello, cochiello. Sì, sì. Posto. Oh, è crepa. Cos'è sto tentacolone? Che non esplode. Posto. A posto? No, non è a posto. Sai cosa? Ti tiro un calcio in culo. Abbiamo risolto. Vieni qua. Vieni qua. Calcio rotante della fine. Ancora vivo. Coso? È crepa. Grazie. Qui c'è qualcosa. Non l'avevo visto prima. Sento qualcuno bisbigliare ancora. Sono sicuro di aver sentito qualcuno bisbigliare ancora. Oh, eccolo qua. Perché dovrei mai usare il fucile antisom... Ah, perché non ho più munizioni per il cecchino. Allora, sai cosa? No, neanche il fucile a pompa, visto che ho solo 37 colpi. Per una 30... No, 27. Ok. Ah, ah, non venire vicino a me. Non ti avvicinare, schifoso. Dove sei? Coelho, Coelho, sì sì, quello che dici tu. Guarda che corre, convinto proprio. Madonna la mia mira. Oh, se tiro un calcio lui. Vuole anche l'altro, oh sì che vuole anche l'altro. Allora approfittiamo per ucciderlo. Ok. Abbiamo un solo colpo. Colpo del destino, fiammante della morte. Ok, forse è troppo lungo come nome. Oh. Mi piace, quando mi cadono con la faccia così ben esposta, mi piace. Perfetto. Meglio così. Comunque ho notato che la roba con la lama è molto meno pericolosa della roba con il tentacolo. Con la lama è molto meno pericolosa del tentacolo che compare adesso. Quello che compare adesso ha tolto mezza vita ad Ashley, cioè mezza... quasi tutta la vita ad Ashley, quindi vale mezza vita, che significa che è mortale. Questo ha la faccia di qualcuno che sta per scappare. Perciò spariamoli. Sai cosa? Ti sparo ancora una volta. Avevo l'aspetto di qualcuno che sta per scappare. Non so voi. Ce n'è un altro. Ha nascosto così proprio. Oh, non ti conviene rialzarti, amico. Però questi senza cappuccio di solito hanno il vizio di far spuntare un tentacolo. Questo no, questo ho preferito morire. Vieni qua. Tirali un calcio. Incredibile come il calcio colpisca lui ma non i barili, i vasi che ci sono dietro di me. Devo fare attenzione perché mi sa che col coltello posso colpire anche Ashley. Mi pare. Non sono convintissimo, ma ho la mezza convinzione. C'è ancora la canzone brutta, che significa che ci sono ancora dei nemici. Mi sa che uno deve stare qui, sì. E l'altro deve aprire. È abbastanza palese dal colore del...
dal colore del coso. Ok. Ah, è comparsa la leva. Ok, questo non me l'aspettavo. Follow me. Falloppiami. Oh, matalo tua zia. Oh, un altro. Ma perché mi dovete spuntare sia da dietro che davanti? Cosa? Ma poi mi piace il fatto che arrivano di corsa convinti e poi quando arrivo... Quando si avvicinano, sono molto vicini a me, si rallentano. Dicono, ma sì, dai. Sono vicini, posso anche camminare. Cosa? Vedete? Corrono convinti, poi quando arrivano in prossimità ci ripensano. Dice, ah, ma sai che... Oh, ancora, è morto. Come mai? È stato un critico? Vai via, scemo. C'è gente dietro? No. Allora, aspetta. Bang, 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 bang. Morto. Sì, dai. Space. Oddio mio, quello c'ha l'elmo. Sai cosa? Forse vi faccio un bel barbecue. Ho deciso che forse è meglio farvi un bel barbecue. Però aspetto che si avvicinino tutti. Ah, quello è morto. Oh, Ashley! Ashley, sei mongola? Buon appetito! No! Ah. Ashley, sei veramente una roba, guarda. Ti abbandonerei proprio. Dai, mi devo rifare tutto. Sei pazzo, mi devo rifare tutto. Adesso ho finito le munizioni del mio cecchino. Ah, ok, no, le ho usate per i cosi con lo scudo. Sai cosa? Dai, zitto, scemo. Anche tu. Ok, perfetto. Tanti problemi risolti con soli 4 colpi. Ok, a sto punto possiamo fare la cosa più furba. Sì, cogello. E sarebbe? Levati, scemo. Oh, ecco, arrivano i rinforzi. Poi quando sono tutti raggruppati possiamo fare una cosa molto intelligente, che sarebbe aspettare qua dietro con la mitragliatrice e farli fuori tutti. Oh, prima non ho visto le munizioni per la doppietta. Beh, da un certo punto di vista direi che è meno male che sono morto, no? O sbaglio? Ok, 2 erbe verdi. Forse non dovrei combinarla così, però. Wait. Vediamo i ragazzuoli. Se arrivano tutti insieme qua. Cioè. Male. Oddio. Gli ho detto proprio, ma levati convinto. Invece questo stronzo aveva proprio qualcos'altro da darmi. Non mi ha neanche droppato niente. Vi rendete conto che è suino e maleducato. Clip. Chic. Perfetto. Me lo tengo come riserva. Anche se in realtà dovrei utilizzare la mitragliatrice. Cioè, 195 colpi. Flip! Cogello, forza! Siamo qui che stiamo invecchiando, eh! Sai cosa? Sblocchiamo la leva così arrivano ancora più persone. Hanno intenzione di entrare oppure vogliono un invito? Oh, mannaggia te! Sei pazzo! Sembra un modo di spaventarmi. Morto. Matalo! Oh, ok. Adesso direi che è il momento giusto per usare un incendiario. Oh, questo cos'è? Più furbo degli altri? Che non è esploso? Morto? No, ancora vivo. Calcio in culo! Ancora vivo? Ancora vivo. Incredibile. Ok, tutti morti. Beh, direi che abbiamo liberato dello spazio. Munizioni fucile 2, 1500 pepite, 1300 pepite. Levi tutto. Coso, vedo la tua mazza. Ma secondo te quell'elmo mi mette paura. Sì, in realtà sì, mi mette paura. Però non è così preoccupante come potresti pensare. Oddio, ha funzionato. Non pensavo funzionasse. Oh, ho sentito una mazza. Ho sentito una bruttissima. No. Ah, ma tanto per rapirla devi andare verso una porta. Quindi per forza. Vedi che sei mongolo. Te l'ho detto. Levati, scemo. Oddio, ma ancora tanti siete. Ancora così tanti. Dove corri? Aspetta, arrivo. Aspetta, Ashley. Dammi un secondo. Oh. Ma come mi ha preso? Oso, ti accompagno se vuoi. Tanto è un peso morto. Non mi serve niente quella lì. Prendila. Portala via. Mi ha rotto le palle. Sai cosa? Ho una cosa per voi, ragazzi. Mi state simpatici, quindi facciamo una bella grigliata di voi. Oh! Che schifo. Che schifo di granata che ho lanciato. Ok. Che altro c'è?
Che altro c'è di simpatico? Dove scappi? Cos'è? Facevi il figo finora e adesso scappi? Ma come ti permetti? Guarda questo. Oh. Sì, veramente, la cosa di dover aprire l'inventario ogni volta per cambiare l'arma è piuttosto fastidiosa. Ragazzi, vi dovete avvicinare un po' di più. Anche agglomerare. Grazie mille. Ora siamo a posto. Adesso, pistolona. Ho finito le munizioni per la mitragliatrice. Le ho sprecate in questo modo. Ok. Ti sparo il pipino, eh. Ti conviene mostrare la testa, se no, peggio. Ok. Siamo tutti a posto adesso, direi. C'è ancora una musica brutta. Veramente. Quanta gente c'è? Vabbè, giriamo sta leva. A cosa diavolo servirà? No, girala tu. Girala tu, che è tempo che arriva Ashley. Noi abbiamo finito. Ehi, forza. Sto spammando come un animale, eh. Gira. Ah, mi aspettavo che scendesse qualche nemico da qui. Meglio così. Molto meglio così. Sento questi qua bestemmiare o fare qualcosa. Non riesco a capire cosa dicano, però. Ehi, c'è una lava. Ah. Mi immagino che tu debba salire e io ti dovrei proteggere mentre tu sali. Eh già. Parrebbe proprio di sì. Mannaggia a me. Solo 10 colpi per il fucile. Sai che qua mi servirebbe di più il cecchino? Esatto, di più il cecchino. Chi è che sta parlando? Lo sento ma non lo vedo, incredibile. Sembra una zanzara d'estate mentre si dorme. Cavalluccio. Premi E per cavalluccio. Forza bimba, sali. Non devo vedere tutta l'animazione, non è che io sia interessato. Coprimi le spalle. Contaci. Credici, coso? Oh, coello. Sì, hai ragione tu, però... Coello. Crepa, scemo. Ma sai cosa? Voglio di più il cecchino, in realtà. Non mi stanno molto simpatici questi ragazzi. Dai, come non gli ho beccato la testa? Stai cazzeggiando con me. Forse dovreste correre, ragazzi. Sareste... Oh! Da dove arrivi tu? Posto? Dai! Sto bastardo che si è mosso all'improvviso davanti. Ah sì? Dove sei? Ah sì? Sì, quello che dici tu. Hai ragione. Oh, ce l'ha fatta. Oh, non dirmi che c'è un'altra leva da tirare, eh. Oh sì, c'è un'altra leva, è quella lì. Mannaggia a te. Mitragliatrice. Forse prima di muovere dovresti aspettare che io finisca con questi ragazzuoli che si stanno avvicinando a te, no? Con la mazza. Ma poi non li posso far cadere. No, non li posso far cadere. Magari raccogli i suoi soldi. Se cadono, eh. Altri? Ancora. Tu perché hai deciso di correre? Oddio mio, da dove arrivi tu? Sei pazzo? Fammi venire un infarto. È ancora finito con voi. Finito? C'è qualcun altro che vuole farmi una sorpresina? Ehi tu. Ma che si nasconde, furbetto? Ti smitraglio stile il padrino, praticamente. Oh, ho solo 80 colpi, dovrei fare attenzione. Forse li devo solo uccidere. Non è una questione di tempo per Ashley. È solo una questione di ucciderli e basta. Oh, madonna mia. Sono un po' ripetitivo. Lo so. Su, crepa. Chi altro c'è? Oh, sì, era una questione di uccidere tutti i nemici. Non è una questione di tempismo. Questa è la voce più strana. Sembra più cattivo. Leon! Ti prendo. Potremmo anche cambiare angolazione. Sai, non vorrei essere accusato di pedofilia. Oh, pedofilia. Colpisci lei, non me. Amico, io sono convinto che tu sia un bravo ragazzo. E non ti convenga farmi arrabbiare. Perché sarebbe uno spreco per Don Salazar perdere un bravo uomo come te. Posto? Ma la domanda è, loro sanno saltare giù, ok. Come non detto. Ok, problema risolto. Ma sai cosa? Ma che stiamo facendo noi? Perché dobbiamo perdere tempo con sta gente? Via! Ho capito. Ti devo pure accompagnare magari per questi salti. Ti devo tendere la mano, stile Lost in Blue. Spero di no. Righe. Ho un'idea, secondo me li posso far cadere nell'acqua. Vediamo. Salta. Crepa, amico. Oh, ma è durissimo questo, eh. Oh, ciao bello. C'è ancora una musica brutta, ma quanti siete? Quanti siete? Ok, all'improvviso c'è calma. Ah, è il mercante. Ok, mi stavo preoccupando. Sembrava una persona molto cattiva. Qui c'è un forziere. Dietro una teca di vetro. Grazie. Cos'è?
Una bomba. Dai, perché. Ah, ma sto. Se muovo il mouse. Se muovo il mouse, ok. Non riesco a capire come mai mi stessi spostando su no. Voglio dire, una bomba dentro un forziere che sembrava proprio un tesoro. Mannaggia a te. Questo non si può aprire. No. Questi si possono prendere assolutamente. Doppia pistola. Che cosa significa doppia pistola? Cos'è sta roba? Ah, è tipo, ok, fuoco rapido di precisione. Vediamo fuoco rapido. Ok. E che devo fare? Ah, ok, una specie di giochino di tiro al segno. Allora, se è fuoco rapido direi che è meglio una mitragliatrice. Bang. 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 Bang, 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 bang. Quella vale 200, perché la donna vale 200? Dov'è la parità tra i sessi? Ricarica pure. Non mi piace la mira perché lo tiene tipo allo stomaco. Che mira di merda che ho pure io. Quanti punti devo fare? Oddio mio, è impossibile. Il rincuolo di quest'arma. Fammi ricaricare. No, sto per perderla. È una questione di tempo? No, non è una questione di tempo. Non so se è una questione di precisione oppure di... Premio 25 su 25, numero di premi 3. Quanti punti devo prendere per fare il massimo tipo? C'è tipo una tabellina. Numero di premi 3. Riproviamo, magari facciamo più punti. Miriamo la testa e basta. Secondo me se faccio solo headshot mi dà ancora più soldi. Ancora più roba. Ok, ok. Non è facile perché gli trema la mira a quest'uomo. Mano tremula, madonna mia. Ok. Siamo a posto, ma mi conviene allontanarmi perché così ho più visione. Ok? Dai, l'ho beccato alla spalla, sto stronzo. E su, che era in faccia. Non farmi arrabbiare, eh. Ok? Non credo che influisca la precisione, credo che sia più una questione di ucciderli tutti e beccarli in testa. Numero di premi 5. Ok, ok, ho fatto più punti. Perché uno l'ho beccato alla spalla, era quasi andata. Ok, anche il fuoco rapido è andato, adesso... fine partita? Ti va bene? Tappi di bottiglia vinti. Che cosa ci faccio con i tappi di bottiglia? Ok, questo è di precisione. Nessun problema. Mi ha detto numero di premi 5. Che cosa dovrebbe significare? Oh mio Dio. Su. Devo sparare piccioni per caso. No, asce non ci devo sparare, suppongo. Ok. Devo sparare a quel... dai! Sei una merda, sei. No, fine gioco. Via. Ho mancato qualcosa. Ho mancato qualcosa perché non lo so perché. Amico, parlare. Ok, fine partita. No. Prendere, che cosa? Tipo tiro a bersaglio, regola del gioco. Tieni più di 1000 punti, ta. Spara a Salazar. Potresti apparire se mandi in gioco. Se spari a 4 avversari, asce ti vengono sottratti i punti. Un tappo in bottiglia per ogni 1000 punti ottenuti. Puoi ottenere dei tappi in bottiglia speciali colpendo tutti gli obiettivi di legno tranne Ashley, totalizzando più di 3500 punti. Premi 24 di bottiglia, tappi, tiro a segno, 6 nuovi tappi. Ogni volta che completi una serie di raccolta ottieni un bonus. Ci sono 4 serie, hai 4 opportunità per ottenere del denaro extra. Le collezioni di tappi vengono visualizzate nella schermata videata tesoro. Ok. Ok, ultimo tentativo, ultimo tentativo, sul serio ultimo tentativo. Non parlare, concentrati. Concentrati. Cosa stai parlando? Perché cazzo stai parlando quando ti dici di non parlare? Ok. Ultimo tentativo, poi basta. Non parlare. Concentrati. Cosa stai parlando? Quando ho detto di non parlare, perché cacchio stai parlando? Ti devi concentrare. Crepa. Tranquillo, concentrati. Ok, sta andando tutto bene. Finora sta andando tutto bene. Forza. Ce la possiamo fare. 1, 2, 3. 4 e 5. Ho mancato quel colpo, mannaggia a te. Alla lampada. Lia, perché ti ho chiamato Lia? Leon, Lia, Ashley, ti devi lavare dal cazzo. Grazie. Oso, no, non osare cadere, eh. Sono guai. Tu! Basta. Ho finito, con te ho finito, basta. Ciao, bello, ci vediamo. Tappi di bottina. La prima serie della raccolta è completa. Quindi. Cosa? Solo 15? Tu sai quanta fatica ho fatto? E tu mi dai 15.000 monete? Ciao, bello. Grazie, eh. Grazie per il bel gioco. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.
la prima serie di tappi. Vaffanculo, va. Guardate, se io devo perdere tempo. Cos'hai da vendermi comunque? Ti ho mandato fanculo. Ho mandato fanculo il tuo fratello in quella stanza, però non implica che io abbia qualcosa contro di te. Allora, ottimizza la Blacktail se posso. No, non posso. Non mi è sbloccato niente. Però la velocità di fuoco non mi farebbe male. Ma vorrei potenziare il mio fucile semiauto. Il danno aumenta di 1. Posso fare ancora di più. Velocità di ricarica? No. Nah. Vediamo il fucile. Mitraglietta, certo. Thank you. È quasi al massimo. Velocità di ricarica, ma perché mai dovrei fare la velocità di ricarica? Lanciamine, avrei dovuto prenderlo. Fucile semiautomatico già fatto. Fucile antisommossa, potenza di fuoco per 20.000 mi aumenta di 0.5. Is that all? Dammi qua. Thank you. Cosa ti posso vendere, amico mio? What are you selling? Non saprei. Spinelli, ti interessano? Oh sì. Meno male che sei un uomo. Un uomo, un tossico, insomma. Ciao, bello. Ciao, bello. Questa sembra una trappola. Ah! Tossisce sangue, tossisce sangue. No, no, no. Quelle sembrano trappole. Avete visto? Oh. E figurati se non ci separiamo. E ora a me toccherà salvarla. Non potevi stare lì in mezzo. No, no, in mezzo alle lame. Per forza. E ora spunteranno i chiodini. Si vede. Si vede che una... Ti stanno rapendo. Sei caduta nella trappola. Molto ovvia, tra l'altro, però... Lasciamo perdere. Sì, sì, ti sente. Dietro un muro ti sente di sicuro, tranquillo. Che mongol che sei, Leon. Come vi utilizzate 10? Sono morto 10 volte. Stai scherzando?